Una delle cose più particolari di questa attività che ho intrapreso con gli amici di Ricordi di Palio è che a volte mi capita di colloquiare, intervistare persone che non avrei mai pensato. È l'esempio magari di qualche fantino con cui ho avuto qualche discussione anche un pochino sostenuta anche fisicamente. Oppure il caso come quella di stasera dove nel peregrinare e scegliere gli interlocutori che di volta in volta rappresentano le nostre puntate, mi tocca, come si dice a sera, intervistare la Mizia. Sicché, da una parte ci rido, ma da quell'altra sono un po' emozionato perché è gratificante, è un piacere che non a tutti capita. E la mia zia canta a Siena, la conoscono tutti, Daniela Marchetti, coniugata in Fiorini, mio zio paterno, e con la quale proveremo a dare un po' di pennellate della sua vita, delle sue esperienze e soprattutto del suo vissuto nella sua contrada amata, San Marco la Chiocciola. Dove abitavi da bambina, zia? Abitavo in via San Marco al numero 89, con babbo, mamma e mio fratello. Ricordiamoli questi personaggi, perché sono anche a loro volta personaggi ricordatissimi e Sì, amati, diciamo, dal non è popolo che i della tua miei contrada. genitori frequentavano la contrada. Ma erano conosciuti. Erano conosciuti, babbo andava in società a fare la Babbo parte, Lido. babbo Lido a fare la sua partitina a carte, a fare due chiacchiere. Mamma è stata alle gite con le donne quando poteva, perché ci c'erano piacere. Si chiamava? Invece Nara si chiama, sì, invece il mio fratello, lui è sempre stato più partecipe di me, sia perché io ora sono vecchiotta, quindi anche lui lo era, se era sempre vivo, però era più aperta agli uomini, ai ragazzi, che alle donne e alle citte. Però qui ti interrompo perché su tuo fratello Marco ci ritorneremo dopo perché penso che meriti. Sarebbe stato sicuramente un personaggio che si meritava una puntata a parte, quindi dopo ne parleremo in maniera esauriente. E ovviamente il taglio che gli diamo, sì, è un taglio che parlerà del rione, ma con dei riferimenti più compiuti a tutto quello che è proprio la contrada e a tutto quello che magari può essere stato le tappe che hanno segnato la sua vita dal punto di vista anche del palio. Che ambiente era il San Marco da allora? Era una cosa bellissima, anche perché noi, stando lì, eri fuori, però era una vita diversa, perché mi ricordo da ragazzine le macchine venivano giù da Via D'Adana, andavano su in via San Marco e non c'era sempre per la strada. La sera dopo cena le donne che abitavano in San Marco prendevano le seggioline e si mettevano lì a chiacchierare. Ecco, l'unica cosa dove io non andavo dopo cena e pomeriggio in società, quello mai. Anche perché a quei tempi Non c'erano diverse esisteva, abitudini. Ecco. non esisteva. Anche per Ma era un esempio, discorso proprio della proprio di cultura società della società di quel com'era. tempo, Sì, non è sì, un sì. discorso No, di no, 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 contrada o no, 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 tantomeno della no, 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 Chiocciola. no, no, tutto. Io penso tutte. Poi a lungo andare. Poi io ho sempre frequentato abbastanza. Poi ripeto, stando lì c'ero sempre. Comunque, la cosa più bella, ecco, per esempio, mi ricordo le feste della Madonna, si facevano le ghirlande con la farina, si appiccicavano e poi pssst, a casa. Non c'erano merende, non c'erano cene, non c'era niente. La prima cena che io ho fatto in contrada è stata al Palio del 64, che l'allora custode Guglielma Gasperini andò a Firenze a prendere sei costumi. Sei per le citte, sei per gli uomini. E ci vestimmo per il corteo. E fu una cosa meravigliosa. Il capitano, allora Bruttini, ci invitò a Il cena. cavalier Bruttini. Cavalier Bruttini ci invitò a cena. E mi ricordo, eravamo a mangiare dentro Cancelli e noi eravamo con la dirigenza Palio davanti alla chiesa, proprio ancora di dentro Quindi ai eri in Cancelli. bocca praticamente al concone. Ma sì, si era insieme al concone, non in bocca. Noi solo sei citte Te ci eri avevamo una invitato. ragazza, da Io ragazzetta. avevo 14 anni. 15, 14, 15 anni. E mi ricordo sempre, perché allora le cene non è che erano Cancelli. La cucina era dentro Cancelli, le donne facevano le cene, lavavano, facevano tutto.
Senti, ma E sono tutte cose completamente diverse, visto che ma è ti normale. ritrovasti a 14-15 anni a essere per la prima volta a una scena della prova generale, tra l'altro un palio poi vittorioso, e che prova una ragazzetta che insomma si viene catapultata in una società diversa da quella di Non oggi? è credibile, no? Perché è un ricordo che non si cancellerà mai, veramente, perché prima Eri di tutto emozionata? emozionatissima. Prima di tutto perché sei stata scelta fra tutte le scelte che c'erano, perché allora lì si era diverse e ci si stava tutti in San Marco, cioè, tantissime famiglie, ora meno, ora però cominciano a ritornare. Però è stata un'emozione incredibile, non da raccontare. Questo te lo Cioè, chiedo anche perché? Perché oggi la società moderna, poi ognuno ha le proprie idee, e io ce l'ho parecchio, insomma, vabbè, ognuno ha. definite, cioè si sta andando verso un qualcosa che è totalmente, diametralmente diverso da quello che era allora. E tu sei l'esempio lampante, poi ci arriveremo, di quello che rappresentano le donne. Nelle contrade, le vere donne, le vere contradaiole, le vere donne di popolo, quelle che a noi ci piace raccontare, perché il tuo percorso parte da lì e avrà un finale meraviglioso che Stupendo è racconteremo, stato. quello del 19. Questo perché lo voglio dire? Perché questa trasmissione non la guardano solo a Siena, la guardano anche fuori. Spesso sento un sacco di cretinate su quello che è il ruolo delle donne all'interno delle nostre contrade. E quando io dico che il ruolo delle donne è un ruolo fondamentale, un ruolo importantissimo. Eh no, ma sì, ma questo è come se il palio fosse una cosa prettamente maschile, quando non sanno che il sale della minestra, ma non solo, parlo anche a livello nevralgico, a livello decisionale, delle donne è un ruolo insostituibile. È un ruolo diciamo, per lo più, poi le eccezioni ci sono da tutte le parti, è un ruolo che alle donne sta bene che sia in quel modo, perché è una collocazione che si sono trovate negli anni con un ruolo ben definito, un ruolo importantissimo, che non è un dare un contentino quello che io sto No. dicendo, è un ruolo proprio storico, un ruolo acquisito dalla storia. Quindi chi parla spesso non sa quello che dice, anche perché se non fosse come sto dicendo, grosso modo, questa storia tua non finirebbe come poi è finita nel 2019. Non so se sei d'accordo in quello. Certo, vero. Senti, ci piacerebbe usare la tua memoria, i tuoi ricordi anche per dare delle pennellate su dei personaggi, dei dirigenti dell'epoca. Per esempio, mi viene in mente innanzitutto Victor Hugo Zalaffi. Ugo Zalaffi, presidente dei piccoli, grandissima persona, buono, bravo, eccezionale era. E poi tutti gli altri a Per seguire, esempio, il però vero Petreni, Aldo Sebastiani. sì, Aldo Sebastiani era il periodo che io incominciavo a stare Era il dentro priore al d'allora. CECI, sì. Poi mi viene in mente Giorgio Stanghellini, Giorgio Stanghellini il e Civai, e il Civai, vabbè, poi vedi, Cavalier ti Bustini, vengono, sì, vabbè, Cavalier l'hanno si è Bustini, dipinto in tutti i modi. sì, poi il Tozzi, poi lo Egidio zio Tozzi, Egidio Tozzi, lo zio, il Bruni, Dante, tanti personaggi che veramente mi sono diciamo, rimasti. era Quinto, la ma mente quinto, dietro le quinte no, perché poi vedi Michele, noi citte, ma anche ragazzi, ma specialmente noi citte, si stava da una parte, ci si aveva un rispetto incredibile, si dava a tutti del lei. Io so quando ho cominciato a dare del tu, quando mi hanno detto dammi del tu. E alle donne, quando mi dicevano, quelle più grandi di me, dammi del tu, perché se no io ho sempre dato del lei a tutti. Poi Condivido, magari si condivido. scherzava, si rideva, si È un faceva po' il la discorso anche battuta, Madonna, quell'antellezza fra noi. inerente l'esagerato Ora, bisogno di dover parificare tutto. no, Ma cioè, ci vuole fare in sempre questo modo è rispetto, il non è rispetto mettersi in maniera e educazione, subalterna, è tutto un altro no, discorso. perché poi vedi Michele, anche le donne. Ora un po' meno, perché ora le donne prima c'erano le società delle donne e la nostra è la più vecchia come società e difatti vedi rimane ancora noi e la Ma torre, perché basta. dà un servizio, cioè serve a Bene, qualcosa. anche se molti dicono ma che serve, ma invece serve. Io ci sono cresciuta, a me mi è stato consegnato certi valori che io non dimenticherò mai, me le porterò sempre dietro e cerco anche di dirle a queste citte giovani, magari hanno ora c'è tutta un'altra mentalità, tutto un altro modo di Però ci deve essere vivere. sempre Noi un la sera, modo di tramandare no, qualche cosa. bisogna che Se tu lo no tramandi, sarebbe ma anarchia, sarebbe un azzeramento della cultura, delle a me mi origini. dicevano quando li insegnavo a apparecchiare, a servire, ma ora ci insegna anche a apparecchiare, a servire. Certo,
A casa vostra fate come vi pare, e qui si Direi. fa in un altro modo. Direi. Ci deve essere un'educazione contradaiola. Ora la trasmetti meno, non dico per me, perché guarda, Michele, a me ci scherzano tutti, ci ricano tutti, mi prendono un giro, io prendo un giro loro, tutti, dal più vecchio al più giovane. Purtroppo ora, sia in questa situazione in cui siamo, sia anche motivi di famiglia, ho alternato momenti in cui pensavo, perché prima. Lo dico, l'ho sempre detto a tutti, prima viene la famiglia, il lavoro e la contrada. Ecco, Mi precorri quello che ti avrei detto dopo. vedi, per me lo sempre, e lo cerco di tramandarlo, perché non c'è bisogno di avere una carica per stare in contrada. Ma poi No, anche in sono gioventù, momenti. e penso a come ragionavo io, che comunque anch'io la contrada l'ho sempre vissuta 365 giorni l'anno, è normale che da ragazzo uno pensi in buona fede di aver capito No, tutto no. e invece non ha Si capito. capisce nemmeno la mia Ecco, capo. esatto, capito? Quindi c'è sempre bisogno che di qualcuno che ha più esperienza di te, Certo. che ti dica come in famiglia ti viene spiegato come si sta al Certo. mondo, e in contrada ti viene spiegato Certo. come si sta in E contrada. guarda, non si finisce mai di Io imparare, riconosco nemmeno alla mia benissimo età, di eh. non essere stato rispettoso tante volte, come sono stato rispettoso a casa, con qualche figura più grande di me nella contrada, ma perché questa è la vita, e da ragazzi siamo così, però bisogna essere intelligenti. Che anche se ogni tanto si sbusa di Poi sapere da capire, ascoltare, certo. perché la contrada non nasce quando sono arrivato io, c'era anche prima. E Certo. questo spesso. Anche perché mentre prima tutti ci si viveva, Ora no. ora non ci vive più Il problema nessuno. delle contrade è È che non ci questo. si conosce Anche più. perché Non c'è più sono confidenza, non c'è più bravo, complicità, non c'è più bravo. fratellanza. Sì, anche perché ora vengano ragazzi quando hanno il motorino, quindi 16, 18, ragazze citte, perché quello c'ha l'amica, quell'altro lo porta all'amico e quindi la conoscenza delle persone è un po' meno. Io stessa a volte, È dove come c'è andare a stato scuola, l'otto, ma ti manca le prime classi. vedo, è uguale, è così ora. E io Certo. ti dico, lo ripeterò 100.000 volte, io non mi posso lamentare né dei ragazzi, delle città, di Ci nessuno. mancherebbe altro. Perché poi se vedo qualcosa o sento qualcosa, te lo dico, non è che sto a dire, come le città, quando ne innamoro, santo siete giovani, vergognatevi. E chi deve E intende, intende. cominciano a ridere, cominciano a ridere, che è giusto anche così, capito, Michele? Senti zia, vorrei andare avanti in questo discorso perché ora si è fatto degli accenni, ma se ne è saltati tantissimi, mi viene in mente anche Piero Iannone, per esempio. Madonnina, Ecco, ci Piero. sarebbe da aprire. Piero era un personaggio, Appunto. quanto si rideva. Le battute su tutte e su tutti, ma come ci si apriva il volo e bastava guardarsi, ta, pum! Che risate si Però, fa. una Ma tanti cosa. personaggi ora non mi vengono a Ma che mente, ma dici? Si salterà sono. sicuramente. Infatti, io mi scuso in Ma partenza, anch'io mi però scuso qualcosa bisogna contro, ricordare. certo, perché. Però una cosa molto caratterizzante la tua contrada, e parlo anche come area geografica di Siena, come rione, era proprio l'estrazione assolutamente popolare della chiocciola. E visto che noi siamo una trasmissione, e me ne vanto di dirlo, popolare, perché noi ci piace raccontare e ricordare, magari per come posso, con qualche foto, nominandolo, tanta gente. Che è stata l'anima vera delle contrade di Siena, che però sono praticamente invisibili quando il palio è raccontato, come dico io, in maniera un po' troppo puttona. Cioè, questi sono stati sempre invisibili a un certo modo di narrare chi siamo stati. E invece a me piace farlo, perché questi sono i veri riferimenti dei rioni. Mi È viene in vero. mente persone tipo Sozzafà, il No, Pitto, Pietro Puzza, il no. Matto Billera, ma stamattina ce n'è. Tu, Matto Villera era eccezionale, Altero. Altero era grande. È come Pitto. Pitto, sai, faceva perché negli uomini, allora, non c'era quella, perlomeno non tutti. Pitto era uno di quelli che voleva dire le cose, però si vergognava a dirlo davanti. Allora quando veniva in gita, oppure se era fuori, mi chiamava: oh Daniela, digli questo, oh digli quest'altro, e io via. Quanto si è riso anche un Pito: Daniela, questa volta bella e cotta, se davvero le facevo, amo bella e cotta. Senti, dacci Ma per qualche un altro barbaresco è sì. stato, ecco, questo ne ricordi veramente, Vinto. Quinto Vinto Pallassini, Pallassini, meraviglioso. era Ho meraviglioso trovato anche. una fotografia. Venite cittina, a me la sua nipote Ho trovato una Donatella. fotografia di lui Ma.
pranzo, al banchetto, una foto del banchetto, che a quei tempi andavano fuori Siena a fare una Sì, girata, sì. degli anni 20, si vede lui ragazzotto, è bellissimo, ora la No, metterò so. sulla pressione. Quinto ci prendeva, me la sua nipote, Donatella, venite, giudine, ci portava nella stalla e noi tutte contente, era buonci. Ma tutti questi Senti, personaggi, Sozza fa? Sozzafà era buffo, non cantava, anche lui era buffo, completamente diverso dal suo fratello. Pietro Puzza. Pietro Puzza, anche lui, ma che personaggi c'era. Alcune me le ricordo come se le vivessi Vabbè, oh. ora, altre proprio. C'ho una mitica donna che si ricorda di tutto. Ci arriva dopo Vai, vai, alle scusa. donne di San Marco. E poi era un rione di botteghe, perché c'era dei No, personaggi, no. il materassaio, per Il esempio. materassaio, Nello, Sanguinetti era, poi venne Nello, il suo parente, poi c'era Il il vinaio, calzolaio, poi c'era la no. bottega Poi di Piero c'era, Martinelli. aspetta, prima c'era il barbiere. Lusini, Il davanti a Lusini. Lusini c'era la sua moglie che vendeva la merceria, di sotto vendevano il carbone, ora i nomi non me li Poi c'era il ricordo. vinaio. C'era il vinaio Pilio. più su, in cima a San Marco, poi c'era l'alimentari del Signorini, poi c'era un fruttivendolo, uno andando in su, una a destra e una a Che sinistra, le diavano. poi c'era questo alimentari. Poi c'era un altro fruttivendolo, il macellaio, il lattaio e in cima a San Marco c'era la mesticheria, si chiamava allora, vendevano di Di tutto. tutto. Noi da piccine si mandava una nostra amica a comprare 5 sigarette, 13 anni, a lei, perché era l'unica che aveva qualche soldino in tasca. Poi si faceva un peperuno, un detossicone, si rodava sempre, si entrava, ci facevano un prato da quella. C'erano tante botteghe. Quelli sono anni cadenzati da tante vittorie della Chiocciola. E ti ricordi qualche flash del 64? Ce l'ha accennato, del 66 o del 68? Qualcosa ti viene da dire, qualche cosa con Vittorio con il grande Canapetta. Oh, Canapetta, guarda, io me lo ricordo, anche lì ero ragazzina, questo ragazzo, La mia mamma dice che era bell'uomo, bellissimo, è vero? bello era, poi noi ragazzine, bello, una persona seria, schietta, poi c'era il suo Lucarini. no, Mario Della Mario Solfa. della Solfa, Sì, sì, Mario Lucarini. con la cucina ci fa caso perché non ci ricorda niente, c'ho il tedesco attaccato, bimbi. Ma che ti intervistò fa? Ho No, ma c'è un tedesco, te intervisti, la zia Daniela è tedesco. capito. Allora, era il Canapetta, era stato eccezionale, bell'uomo, veramente bell'uomo era, bei ricordi. Poi, Ma voi lo oltre. vedete, per esempio, con ricordi di ragazza, insomma, che diventa donna, e avendolo frequentato, perché Driffo di Raffo per 10 anni graviterà nella sua contrada. Si vedeva dall'esterno il travaglio interiore di questa persona che si spengeva piano piano. Vedevi, no, vedevi una persona molto pacata, cioè una persona seria, sempre, ridere lo vedevi poco, Era una persona triste, molto, però da era. Non ragazzina coglievi questa cosa lì. non coglievi la cosa di dire ma questo ha dei problemi, assolutamente, la Per vivevi, voi era non, la per leggenda. noi era una cosa, cioè il rione, la contrada non la vivevi come... Con dire ma quello che ha fatto, Certo. quell'altro, magari ecco da ragazzini, per Madonna, un coglione questo, o questa ma che vuole, ma Sì, dietro, però perché per voi era una davanti, leggenda lui. certo, per noi è sempre stata una leggenda. È come Baggino, Certo. ora aspetta perché, Ma poi ci si arriva. dimmelo te, ecco, dimmi te. Senti, un'altra persona che merita menzione, se ha qualcosa da dire, Don Bruno Ancilli. No, era eccezionale, bravo Don Bruno, teneva ragazzi, ma te pensa con quanto c'era anche la contrada. Ma lui a Santa Lucia era al biliardino, tutti i giochi, era una persona squisita, Don Bruno, sempre stata con tutti noi, E prova veramente. ne è che insomma sono Ma passati più di 50 no, anni, ma è è ricordato. stata una persona squisita, veramente. Amorosa, e fai? Senti, anzi, dicevi, si è ricordato qualche proprio personaggio, che poi sono personaggi a livello di Siena, tanti. quelli anzi abbiamo nominato, ma c'erano anche dei personaggi mica male anche a livello femminile. Io, per esempio, grazie al Mao che mi ha dato insomma, delle dritte da chiederti,
Mi scrive Bianca Paoloni, Bianca Paolo, Bianca Golini, Bianca Guglielma, se ne è parlato di Guglielma Anzi, la Sereni, Vivarelli, la la Vivarelli, moglie del Pitto, la sorella del Matto Billera e sì, giù di lì. Poi dici te. poi c'era anche donne che non stavano più lì, Giuliana Migliorini, Renata, oh, lei, io me le ricordo, non mi vengono ogni nome, insomma Renata, Erina Montereggi, alcune mi vengono. Tante di queste donne, Corina Ramontereggi era da Pierina, la figliola del Pallassini, Angiolina Guerri, Io non me ne va, personalmente Anna Martinelli, sono più devo giovane, ricordare una dirò. persona, lo faccio con tutto l'affetto e la commozione, Io perché sì. mentre la nomino, che è sicuramente non è che voglio dire che varrà più di altre, però io ci rivedevo queste donne della Ioggia, dietro le quinte si sono sempre fatte il mazzo e cene e lavori dietro le quinte. E Carla, la mamma di Maruska, che Carlina lei diceva sempre: brava. no, ma io sono acquisita, Sì, ma era però brava. penso che sul Quando, campo si sia guadagnata la stima. brava, faceva brava a cucinare, brava donna, Boncita, poi se l'ha conosciuta Beh, proprio bene. sopporta me. No, lei sopportava tutti, era veramente una donna eccezionale. Come in cucina era meravigliosa. Mi faceva Daniela, si fa insieme? Allora uno si decideva a menù. E c'era anche Maruska, la sua figliola, e queste scelte un po' più giovani anche di me, che facevano, aspettate, devo due, mi fa questi menù esagerati, fatela finita, perché ovviamente non c'era due, ma si doveva avere l'aiuto di Certo, altre, perché se poi non è no che da eravate sole, quattro gatti no, voi, no, eh? no, sì, comunque si arrivava, ecco, alle prove generali a 300, 400, non è che, io mi ricordo scusa, la cena di un 29 giugno, eravamo 250 il giorno del giro, la sera, A quei il giorno tempi, del a giro a quei quei tempi. tempi. Sicché volevo dire, guarda Sì, ora sì. io non ce la farei Io nemmeno a portarlo, mi parlavo con chiedo. ragazzi della mia età, che insomma No. non siamo più di primo pelo, ma insomma ancora non è che siamo No, no, anziani, no, no, era ma tutta un'altra cosa. guardavo dei filmati del 99, credo proprio Palio e Vince La Iocciola, che il 12 d'agosto, che il giorno dopo si sarebbe andati a prendere il cavallo, nella civetta sera 6, nel 99. Ecco, ora invece per dire c'è un'esplosione a questo punto di vista, anche No, se però ora, no, purtroppo i rioni non sono più no, vissuti quasi anche per niente. perché, vedi Michele, secondo me manca anche l'educazione contadaiola e il rispetto verso quelli più grandi di te. Io mi sono ritrovata tante volte dietro al cavallo, sarà perché va la dirigenza, gli Direi. uomini, i ragazzi, e poi le donne. E il rispetto, si sa che è questo. Ecco, si parte da Santa Lucia, da cima a San Marco, non si dice da capo a San Marco. In questa posizione arrivi all'arco di Santa Lucia, si va in fondo, dalle pinte, da tonfi. Una volta mi arrabbiai, tant'è vero il mio nipote Francesco Cialdini mi prese e mi portò con lui. Perché dice, zia, vieni, ma che hai? Oh, non ci sopportano. Qualcuno mi ha panamanata, perché io gliela davo. No, non è che scherzo. Ma giusto. No, ma rispetto, rispetto, ragazzi. Poi può scherzare, ridere, dille di tutte. Però Però c'è il rispetto, momento in cui si andiamo. scherza, il momento in cui, insomma, come dico sempre, il palio è un gioco, ma è un gioco Ma serio, dama, quindi c'è il momento in calma, cui si ride, ma è il momento in cui si calmino, rappresenta la propria certo. contrada. E io non so di quelle, perché io scherzo, rido, battute, do noia a tutti e gli altri lo fanno con me. Poi, certo, se qualcuno mi dice, no, allora nemmeno te devi dire niente a me, Direi. eh no. È reciproca, la cosa deve essere come in tutte le cose della vita. Senti, Certo. ti ricordi niente riguardo a delle realtà che ora non esistono più? Per esempio, il collegio di San Marco che era Collegio di abitato San da bambini da disagiati. bambini e poi c'era venivano i bambini e poi c'erano anche ciechi. Che mondo era questo? Le vedevi passare di lì sotto. C'era un orfanotrofio, diciamo, ma più che un orfanotrofio era proprio un collegio. E venivano anche ciechi. Allora mi ricordo di un sacerdote con una frustina a mano e tutti questi ragazzini su. Poi le scitte erano lì in collegio. Poi c'era anche il campo Di di pallacanestro, ho pallacanestro. giocato anch'io. Sì, e poi c'erano lì. Si vede? Si vede? Allora, Ma non sei disciplinata te, con le interviste. oh mio Michele. Allora, capito, amore?
Tutte queste cose me le ricordo benissimo, gli istruttori, bello era, però mi facevano anche un po' tenerezza, certo. tanta, le scelte perché erano lì e questi ragazzini, questi ciechi che erano su al pendola. Aspetta, io mi sposai nel 69 con lo zio che giocava a pallone nel Siena e l'età e i tempi che erano, io fuori non uscivo mai, quindi dopo sposate andavo spesso o con lo zio la domenica alle partite e poi c'era un po' a fare viaggi sempre, Certo. che un periodo per palio ci andavo, Certo. diamine, però ecco, ho pochi ricordi, come Senti. quando venne aceto, mio fratello fece da mia sorella, la viaggio Deve essere stato un bel cingottino a quei tempi aceto. guarda, Senti, che ti ricordi delle vittorie del 75 e del 76? sai, mi ricordo Panezio e poco. Koebel. Panezzo fu meraviglioso, grazie a Dio. Quanto si sfumò, ma nemmeno ce se lo immaginava. Dunque, Bazzino vinse Nell'82 se ne parla dopo. nell'82, no? Mi ricordo poco, perché nel 74 nacque il tuo cugino, Sì. Gabriele. Gabriele. E allora era un periodo, stavo, però spesso andavo da miei, glielo lasciavo e andavo in contrada, Nel in 76 disciplina. ci fu la festa per la presa di Tobruk in piazza Sì, del le campo. cose, Lì si vede bene il tuo fratello Marco. sì. Qui si potrebbe aprire un'altra puntata ora. Qua dicevo, qualche veglione giallo-rosso particolarmente, qualche aneddoto da raccontare di qualche veglione Allora, si giallo-rosso. fece, cioè non si faceva il giovedì grasso, soci e famiglia, e c'era tantissima Certo, ci gente, sarà, sarà da babbe e mamma. metterci una Oh, telecamera lì. babbo e mamma, sempre, se no, anzi, la mia mamma, mio babbo, se no, le Misma. donne tutte Alle alle prode. prode e ballavano. Un anno mi ricordo, il veglione giallo-rosso era una cosa, l'orchestra, bello. Sono ricordi questi, magari 14-15 anni, Sì. sono sempre. Mi ricordo che facevano, eleggevano la miss, sicché noi tutte, sai, tutto. Poi, vestiti da sera, ti puoi immaginare, per esempio, non è che erano queste donne più grandi, erano più eleganti di noi, no, Più in ragazzine, tiro. sì, in tiro. Allora eleggevano la Miss e noi tutte preparate. Allora ci fu il babbo, non faccio nomi, di una città, comprò tutti i biglietti e fecero lei Miss. Lei, poverina, ci... No, io Diventò no, si fucsia. Mamma vergognò, la città si vergognò e noi, ma quel popò di troiaio. quella merda. Quel no, beh, perché la conosco benissimo, è una bravissima figliola, però avete, in questa occasione ci fu. E ti ho detto, quelle erano veramente belle. Poi difatti quando si è cambiato, che le cose erano cambiate, ragazzi in discoteca e tutto, non ci veniva più nessuno, che si fa una cena con uno spettacolo, venuto fatto con degli spettacoli di cabaret, o qua, ecco, un po' di musica, ma... E via Veglioni non si sono più fatti. Anche questo, altra cosa che non esiste più. Ti voglio fare una domanda. Più parlo da Contadeolo e non da nipote. Quello che ti è riconosciuto è che sei una persona che vive nel modo giusto come si deve stare in contrada. Ma non perché ci debba essere un cerimoniale, perché è No. semplicemente un saper stare al mondo. Certo. E questo per introdurre l'argomento di come. Visto quanto rispetto hai, nutri anche nella tua contrada avversaria, vorrei che tu ci raccontassi com'era vissuto a quei tempi, soprattutto parlo degli anni 70, il rapporto con la Tartuja, che è molto diverso, è un rapporto che si è trasformato Non tanto da esiste, entrambe le parti. non esiste un rapporto, non esiste, perché allora ti dico questo, avrò avuto io 12 anni, allora la domenica si diceva, si andava alla messa e si andava a torre, io e tre o quattro amici di San Marco, si andava a scontadischi in San Pietro, appena mise il jukebox. Non si andava a ascoltadischi, c'erano i ragazzi, fra l'altro una delle mie amiche sposava uno della Tartuja, però senza, ci scherzavano, non, ma con rispetto sempre, non c'erano quelle, come ci sono, Quell'astio che ci dura no, tutto l'anno. assolutamente, una presa di giro, è come sei brutta, è come sei così, ma guarda le troiaie, battute così, ma normali, ma poi, oh mio Elino, ma
se ti dico non si mangiava dentro l'Angelli, volevo dire anche loro, poi noi si è avuto questa fortuna di vincere i pali tutti insieme, che poi si è ringollato ogni cosa perché ce l'hanno fatta loro. E la La vita è una storia è ruota così. e Esatto. gira, oggi a me, domani a te. Una Esatto. volta corre il cane, una volta la lepre. Ora però bisogna... Siamo femmini, Lo dico ai miei amici, che poi c'è un bel rapporto anche con le citte, Certo. ovviamente non con tutti perché non è possibile, Vabbè. però io li Sì, rispetto, però quello che li secondo me la cosa rispetto di un e po' ci scherzo. quello che penso io del discorso delle rivalità, che poi tra l'altro io non so la persona, perché chi mi conosce No, non so, no, ma no, io uno non lo... tranquillo. No, Però ho quello che secondo sempre... me è un problema di difficile soluzione perché non si tornerà mai indietro è che, No. non essendo più abitati i rioni, te Bene, non si non ti conoscono conosci nemmeno. più nemmeno, Sabato si conosce... non ti conosci con quelli della tua contrada, figurati Figurati. se ti conosci con quelli dell'avversario. Perché dico questo? Perché quando ti conosci o addirittura le persone ci ha giocato o ci ha avuto un rapporto personale, poi alla fine c'è un Certo. limite, poi gli scemi sono da tutte le parti. Certo. Però poi c'è un limite Certo. anche nell'astio, nell'odio, nella cazzottata. Quando non ti conosci, il limite Non c'è, è non c'è, questo. non E c'è. questo secondo me è un problema di difficile risoluzione È oggigiorno. difficile, Michele, è difficile. Però ti dico io fra... Ma anche con il tempo, ora poi ci si arriverà dopo, se le domande fammele te, io ti rispondo. Perché poi questo rapporto con la tartuca è la storia che lo dice, non è che sono io qui perché voglio mettere il dito su una No, no, piaga, no, sì, cioè è un figuriamoci. rapporto che è stato, è uno dei rapporti tra avversari che è stato più tumultuoso da entrambe le parti, a volte avrà avuto sicuramente ragione qualcuno e un'altra volta ha avuto ragione qualche altro. Però ecco, questo è per dire che nonostante che magari in piazza in quegli anni le cose andassero in una certa maniera anche in un rapporto di forza, però poi magari a No. ottobre o a febbraio, insomma. Ma ascolta, Michele, siamo stati i ragazzi che c'era lì in San Marco, nella selva, nella pantera, nella tartuca. Siamo stati tutti a scuola al Zaffi. Ci sarà Ma che c'era lì già il direttore Fiorini alla Saffi, ai No, tempi, no? sì, no, dopo è venuto il nonno. Ecco. Dopo, no, non me lo ricordo chi era in quel periodo. Io avevo la maestra Lachi, però Ecco. se era maschio e femmine, le Sì. femmine di sotto, maschi di sopra. C'era così, quindi ci si conosceva un pochino tutte, ma poi non era come ora, no? Non si andava, io perlomeno, anche con le mie amiche, lo vedevo nella casa di quello o di quell'altro a fare compiti o a fare merenda, Cioè, diciamo che a ottobre o a febbraio si pensava anche altro. la contrada la vivevi, ma da una Certo. parte, no? Nel mezzo, capito? No, la Non cosa più come... cretina che emerge oggigiorno, anche dai social, e mi ci metto anche io perché io dei social ci scrivo, è questo luogo comune che quando uno parla della propria contrada sono tutti intelligenti e invece in quell'altra sono tutti cretini. È lo stesso problema della politica. Cioè, quando uno parte a una discussione di questo tipo dicendo che da parte del suo sono tutti bravi e di là sono tutti cretini, per me lì il problema, e lì è già la frittata, secondo me, è bella e fatta, senza soluzione. Bisogna sempre avere l'umiltà e Est sapersi modus in rebus, guardare e sa certo. guardare per noi stessi e per gli altri. Perché Direi, se no. tanto non si arriva a niente. Non si arriva a niente, perché è inutile io punti il dito contro di te quando io Quando sono il peggio di sudiciume ce l'ho te. anche Ma io. andiamo, andiamo, ma dove Certo, si però va? è così. Vedere si vede tutto, si vede tutti. A volte viene, cioè un carattere come mio, a volte brum, mi viene, qualche Ma volta. figurati, mi lo dice a me. Sì, però mi viene, Sì. magari sbagliando, poi chiedo anche scusa del Certo. comportamento, di quello che penso, no, perché se no lo dicevo, ma del modo, a volte il No, io te modo... lo dico perché non so, vorrei dire non so fatti miei, perché io sono di un'altra contrada. Però so anche fatti miei perché siamo E tutti di quello è Siena. sta, certo. Quindi vedere certe situazioni irrisolte tutt'oggi tra due bellissime contrade, perché io facendo questa cosa che faccio l'ho girate tutte le contrade, e è uno spettacolo vedere le contrade, avere il privilegio che ho avuto di vedere le contrade dall'interno, perché non capita a tutti. Certo. È un dispiacere, perché insomma si parla di due contrade meravigliose, Diverse. come tutte, ma ora si parla della Sì. tua e della tua avversaria. Ti posso dire una Sì. cosa? Allora, ti dico questo episodio. Io ero presidente delle donne, Barbara Ginanneschi, e era della Tartuca. Giocavano a pallone al Custozza, alle citte. Io gli dissi, guardate, io non ci vengo.
se c'è la finale, andate in finale, verrò. Bene, la finale fu fra Chiocciola e Tartuffa e io ci andai. Finita la partita, vince la Chiocciola. Che dissi, guardiamo poi come si fa. Andai agli spogliatoi e mi ricordo c'erano due porte. Una veniva qua e quell'altra là. Mi misi nel mezzo per vedere che queste scelte della Tartuffa entrassero da una parte e della Chiocciola dall'altra. A un certo punto arriva una, puh! Mi dettero, c'hanno un braccio, ci rimasi. Io zitta, ferma, non mossi paglia, perché dici, se bercio, oddio, qualcosa viene fuori uno spollinio. E stai zitta. Mi capitò di ritrovarmi con la presidente della Tartuffa e glielo raccontai. Lei mi disse, dimmi chi è stato, no? Gli dissi, io non te lo dico chi è È la cosa stato. in sé, non è poi chi è È stato. quello che ha il Certo. comportamento. Te gli dici di stare più attente. Basta, gli dissi. Perché se invece di me c'era una città più giovane, venivano fuori confusioni grosse, anche perché la Pisibella, Poi dopo vai a dividere. no, va a dividere dopo. Sicché, capito, Michele, ci vuole anche un pochino di Grano cervellino. salis. E mi piace, ecco, anche dire queste cose perché è anche il rapporto che c'era fra noi e loro, anche con le donne. Allora era tutta un'altra cosa, ma ti dico, Miele, quando io fui eletta presidente, il Pepi scrisse un articolo bellissimo su di me. Mi telefonò, voleva far mettere le donne nel corteo storico. La presidente delle donne da allora mi fa, t'ha fatto un articolo nemmeno a me, ma perché ti pensi di essere come me? Gli dissi, non ci pensiamo nemmeno. No, il discorso Di poi che, semmai. capito, so battute, risate, Sì, ma cosate, poi il discorso è questo, così, dai. No. che oggigiorno col palio sotto attacco da mille parti, una rete di protezione che non c'è più, la situazione anche contingente della pandemia, se si rimane tutt'oggi petrificati alle nostre beghe, magari anche a qualcuna anche antipatia, non è che le Sì. sottovaluto, però interne è come quello che prende meno, a meno anticorpi per Certo, difendersi all'esterno. Cioè, certo. ora certe cose andrebbero, idealmente, so che non è che è un'utopia, ma andrebbero tutte posposte, Sì. a magari auguriamoci a tempi migliori, ma non sarà così. E cambiando argomento, volevo andare a un argomento più leggero, a qualcosa che a quei tempi fece ridere tutta Siena. Quando facesti il corteo dell'82 con Scanzano, lui era Alberto Sordi E io me ne e te eri avete, Monica che Vitti, risate. che La praticamente. banana, sì, la banana. Vito non ce la fa più a cantare. Fauci, ma no, ma no. Vito, anche Vito è troppo Personaggio. forte, è un personaggio. È un Non personaggio. si è fatta una puntata, ma ci vorrebbe altre 3 o 4. Quando te lo dico io, ma quando se capita di essere vicino a tavola, gli metto l'acqua nel. Quanta ti pare, tanto la bevo. Vito è un personaggio, è troppo Senti, ma forte. quando facesti quella cosa che Fu ti bellissimo. rese nel nostro mondo anche celebre, già, insomma, già lo perché ti conoscono tutti, ma poi con quella cosa lì che fu ganzissima, ma uno taciturno come lo zio Sandro, che disse? Si mise a ridere, disse No, qualche no, lui non cosa? diceva niente. Ecco. Non mi ha mai detto niente, anzi, lui non li, a lui, io invece la bocca l'arriva qua, le dico di Sì. tutte, Vi compensate, insomma. non bestemmio perché la bestemmia Sì. non la sopporto, però quello è a livello personale, le persone a me mi annoia, però parolacce, sboccalate, quante mi pare, mi ci Ma perché diverto. siamo di popolo. Allora, sì, allora il tuo zio, sinceramente, quando c'è, anche fra amici, ovvia la fa finita, mi fa. E l'ha trovata buona, Sì, stavi a davvero prima. pensare. Perché lui è un pochettino, È un però il mattinino. tuo cugino è lui, Gabriele. Sì, Andrea, no, no. se Dio vuole a me. No, se Dio vuole, anche Gabriele è bravo. Sono tutti bravi perché lo zio, il babbo, Comunque è una sono genia tutti. che la È conosco un, abbastanza ecco, bene. sicché non c'è da dire, non c'è da raccontare niente. Senti, che cariche hai avuto in contrada? Allora, io sono stata in seggio, poi presidente delle donne. E nel consiglio ci sono stati 25 anni, delle donne, fatto prima la vice e poi la presidente, periodo bellissimo, l'ho fatto volentieri,
sono momenti in cui dai un po' di tempo alla contrada. Non sono cariche, non è un Io mi lavoro, viene a è un pensare sono momenti in lavoro. cui rendi qualcosa di Sì, tutto quello che hai ricevuto. bravo, bravo. Perché la contrada, forse la gente non l'ha capito, non è un prendere, è un dare senza chiedere. E se nessuno ti dice grazie, lo fai per la contrada. È come in E casa, non è perché? che ti Ma diano grazie perché a fa mio da marito ha dato mangiare o fome, fa la spesa. mi dice mia buono. Però già se lo mangia sta zitto è già buono. Capito? È questo il discorso, queste cariche Senti. qui. Poi, quando c'è stato bisogno, quando ho potuto, sono sempre stata disponibile. E con tutti. Senti zia, siamo quasi in fondo, ancora non è finita la nostra chiacchierata. Vorrei lasciare nel finale un ricordo. Che tipo era Marco Marchetti, detto Testa, il Testa della Chiocciola, conosciuto da tutta Siena. Marco era un buono, voleva bene alla contrada più che a se stesso. Aveva un carattere un pochino particolare, lui era amico con tutti, scherzava con tutti, poi se qualcuno, lui e Carlone erano mitici, Carlo Lorenzini. il Tortoli, ma erano un gruppettino, ma lui e Carlo poi anche in fondo sia per Caslo. Carlo Lorenzini, Con la Carlo. R moscia. Carlo, loro, Ricordo con tanto affetto mio tanto, sì, allenatore di pallacanestro. bravo era Carlo. E Marco aveva, se si può dire, un difetto, perché poi in fondo è il modo sempre. Diceva le cose, boom! Boom. La E, diplomazia non gli oh, no, apparteneva. no, vere, eh? Non ce n'era una. L'unica cosa che non era vera è quando faceva. Con questo si vince il palio, trun, niente. Mirai vince loro per niente, le seccava tutti. Di Andrea, del tuo vicino, mi dice: oh, lui viene più alto di Gabriele. Vedrai, tra più birina. E lui era così, però gli voleva bene. Lui le discussioni ha fatto anche con i suoi amici sono state sempre perché vedeva le Le cose in faceva a un fin di modo, bene. le faceva tutte a fin di bene. Non ha mai avuto un interesse suo per fare questa o quella cosa. No. Le vedeva giusta, era il modo sbagliato di dirle, quello sì. No, è il classico esempio di tanti Sì. che, ahimè, facendo la trasmissione, Però che parla di memoria e mi ci sono imbattuto, ne parlo con tenerezza più che con malinconia, con tanti personaggi. È uno di quei personaggi che, insomma, passa gli anni, ma è come fosse andato via ieri, perché ci se ne ricorda tutti sempre. Tuttora anche ho tanti amici della mia età, mi viene in mente il Fiengo, mi viene in mente Napo, mi viene in mente Sandro Iannone. Capo, Sandro, anche, si va sempre a riparlare dei soliti sì, personaggi, tra anche cui perché Marco. questi ragazzi, io i primi due Sono stati anni, la generazione prima di loro. sì, i primi 2 anni che dopo che morì Marco non ne volevo parlare, ero proprio, ora sono passati tanti anni, questi ragazzi mi raccontano degli episodi, allora mi ci viene da fare una risata, perché, però mio fratello è come se l'avessi qui con me C'è quella sempre, foto perché, meravigliosa di loro e Joan a carte no, ma sul come tavolino lì so, fuori. col biondo. Sì. E io avevo già Gabriele, quando il tuo zio aveva le commissioni del consiglio della banca, io andavo a dormire da miei perché qui avevo paura a starci. Allora scendevo in società e stavo lì con mio fratello a ascoltare le donne, io. Te avevi il Vabbè, passepartout. la mattina il mio babbo, a che ora sei tornata? 11:30, e la mia mamma.
Diamine, mamma ero Marco, sì, vabbè, però, mio babbo però era più, anche da sposata, in società le donne non ci vanno, non ci andare. Era pulcito il tuo Oh, babbo? quant'era buffo, ma com'era? Quanto le si sarà rotto le scatole Ma, io no, e no, Filippo. ma, Filippo se lo ricorda sempre. Con quella Penso Vespa. io, una volta Filippo era andato a un bagno nel rustico, zia, e c'è un serpe nel bagno, meglio li vedo. Penso io, Lido, andò a prendere questo serpe, pium, pecca. Fosse Sì, l'anguilla. uguale. Senti, siamo arrivati alla fine. Mi piacerebbe che tu chiudessi questa nostra chiacchierata con un pensiero di una donna, come dire, matura, nel senso di anche come esperienza e come vissuto. Perché te nel 2019 farai una cosa bellissima, una cosa che non tocca a Meraviglioso. nessuno, ma a nessuno nemmeno tra i maschi, ovvero. Faccio un prologo parecchio lungo perché voglio arrivare a esprimere un Certo. concetto. Praticamente andare a prendere il cavallo è uno dei sogni più grossi per i contradaioli semplici, quelli che magari non hanno occasione di ricoprire cariche nevralgiche, ma magari hanno questo momento di celebrità dove hai dietro tutta la contrada e sono cose che non toccano quasi a nessuno, sono cose che ti arrivano all'anima. E tu hai avuto la fortuna nel luglio del 19 di essere designata dalla tua contrada. Come andò questa cosa? Com'è stata la genesi di questa. Allora, avevamo l'assemblea dell'insediamento dello staff e palio. Si parla, contestualizza la data su per giù, perché qui si parla del palio di luglio. Successe il palio di luglio. Questa cosa è successa un po' di giorni prima. Po' di giorni, 3 mesi prima, 3 mesi prima. 3 mesi prima. Allora si esce dall'assemblea, il capitano Sandro Maggi mi chiama e mi fa: Daniela, ti devo dire una cosa. Che mi può mandare a prendere cavallo io? Che fai? Allora mi fa, io mi misi a ridere, no? Perché io ho una battuta. E lui mi fa: sì, allora te lo dico, te vai a prendere il cavallo. Prima di tutto per te, per il tuo fratello e per la chiocciola, mi disse. Ma Sandro, non sarà vero io. Io guarda, rimasi, mi viene brividi anche ora, Michele, te lo Ti giuro. demolì. Mi indebolì. Allora mi disse: però una cosa ti chiedo. Questa cosa non la devi dire a nessuno. Si sa, io, te e il mio figliolo. Non lo sa più nessuno. Allora, io so quando l'ho detto a tutti, al tuo zio, ai miei figlioli, gliel'ho detto. Allora, ai figlioli glielo disse Sabrina, quando il capitano, dopo la Lo comunicò. presentazione del palio, lo comunicò, chiamò Sabrina e Andrea. Mamma, dimmi che non è vero. Ma che E me dici, lo ricordo, dai. diamine? Ma ecco, lui. E poi non lo disse a nessuno, allo zio. Quando tornai la sera, lui dormiva, glielo dissi la mattina dopo. Afferrò subito. Ci dove. No, no, lui, no, no, ma lui era Sì. contento. Erano più ragazzi, avevano Ma paura non è mi un sentisse discorso quanto male. di essere Però, contenti perché è una ma libidine. 3 mesi Quanto. senza dirle a nessuno, Ma Michele, insomma, caratro ma una io. persona, ora con tutto il rispetto, ma della tua età, sottoposta anche a una tensione del genere, non è uno No, scherzo. no, è stato Io non ce la meraviglioso. feci io, avevo 27 No, anni. no, allora, è stato meraviglioso. Perché la mattina. Le Fosti cite sono state tutte, coccolata. anche l'omini, Sì. anche l'omini, qualcuno si starà, non per Daniela, ma per la donna che andava a prendere il cavallo. Pazienza, Tutti un là contenti, no, mai, ma in un nessuna potente. situazione. Vabbè, però ho visto una bella partecipazione. La mattina andò a vestirmi e volle la mia nipote Sabrina e i suoi figlioli, poi c'erano la custode, insomma c'erano altri. Quando scesi, Michele, l'apoteosi lì, queste donne, tutti. Viene Francesco Cialdini, mio nipote, e mi fa: chi ci vuoi dietro a te, gli uomini o le donne? Le donne, Francesco, gli dissi, una cosa bella così, tanto voi ci Unica. siete sempre, unia, gli dissi. E così si fece. Fu, però non avevo quella paura, Te la era sei come se già, goduta bene. sì, però era come se già andasse un'altra, cioè non realizzare. Da San Marco arrivare in Piazza del Campo, io non ti dico mi chiamavano tutti, sentivo bene, ci so, Daniela, Daniela, è stato meraviglioso. Il pianto fu arrivata in fondo al vicolino vostro, che c'era Gabriele, venne a abbracciarmi lì, Ragazzi, pianto, figlioli sono dai. figlioli.
Poi quando arriva in piazza c'era Laurina. Ci trovasti, Ci trovai Laurina. contestualizziamo, Sì, quel ci trovai palio lì, Laurina oltre Rosi. a tenne la chiocciola, a prendere il C'era cavallo, Laurina c'era Rosi anche del la drago. Rosi nel Sì. drago. E fino a che non ci si posizionò, scherzavo, ridevo con tutti, davo noia a tutti. Quando ci si mise lì davanti, io non volli sapere i nomi dei cavalli, tanto non me li ricordo, non li Non ci conosco, non capisci ci avvicino. E il niente. capitano mi disse: te guarda me, te lo dico io. Primo cavallo buono, niente. Secondo, niente. Che li puoi? Vai voi. Il Prima arriva terzo, così, niente. ma quando suonarono le carine e c'è quel silenzio, lì un No, a qualcosa Laura li arrivò. fu. Ascolta, no, ero un blocco, non È avevo saliva. Li rientrata fu in alla. trance. A Laura li fu. Laura, io non ho più saliva. Non ti sei esitato un secondo. Grande Laura. Grande tesoro. Quando poi dissero il nome di questo cavallo, Il numero. sentì il popolo urlare. Allora lì mi prese Michele. Abbracciai istintivamente Laura dalla felicità. Poi me lo ricordo che feci. Mi ricordo il vigile mi prende. Era abbracciata Laura, proprio da questa gioia. Laura mi disse anche una cosa, io la sentii. Mi prese il vigile, mi prese per un braccio, muoviti, vieni, ti aspettano, diamine, facci tanto una paura buffa di avalli. No, ma poi, E sì, insomma, diamine, poi un popolo in ecco, quel lì modo, le mi donne non erano stroncano. davanti a quel No, 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 ma lì non mi momento. Sì. avrebbero. Entrai dentro all'entrone, ci Sì. stetti 10 minuti. Poi passata al casata, andavo su, c'erano 3 uomini, posso anche nominarli perché sono stati eccezionali. Tiengo, Grande. Enrico Nicci, Senio Corsi, Manuela Marusca, Paola Bozzi. Guarda, mi pare di scordarmi So dove nessuno. momenti. Pa si passa dal casato, in cima al casato, vedo Marino il Bandini, o sì. Ci volevi altrettanti. Arriva San Marco la gioia, da Cittina, ero fuori, mi rientrava un tremito dopo e Ragazzi, disse lui. poi c'è il Ecco, calo, lì calai. Lì calai, fino allora no. Però da Cittina, grande a tutti, Daniela grande, però poi visto come andava a vabbè, finire. Vabbè. ciò non toglie niente alla No, nobiltà di questa è quello stata, che devo ringraziare Sandro, tutto lo staff Palio, tutta la contrada, perché è stata una cosa irripetibile. Non risuccederà mai più, anche perché io non ci andrò più, però una cosa in quel modo, come fai a aspettare che ti tocchi un cavallo buono la sfortuna e ci sarà da un po' di tempo? Traffico delle vacanze, quelle code infinite di macchine che si vedono al telegiornale, mi mettono di buon umore come gli stabilimenti balneari. E il cielo quando è tutto azzurro, il cielo quando è tutto azzurro, e l'aria che sta di mare, e tutti ci vogliamo nuotare, e tutti ci vogliamo nuotare. Ci fa bene alla pelle, agli occhi, alle ossa, e non ci fa pensare. Ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice, ma quanto è puttana questa felicità che dura un minuto, ma che botta ci dà. Ma che bello sudare d'estate, ai matrimoni, all'ufficio postale, alla festa del santo patrono, quando il volante non si può toccare. Mi mette di buon umore, come il vento sotto la maglietta, e la birra che si scalda in fretta, e la birra che si scalda in fretta, e l'aria che sa risale, e tutti ci vogliamo baciare. Ci vogliamo baciare, e il sole che ci fa bene. Già nel 2010 Alla Fangeroni del pelle, agli Milan per occhi, alle Londra, per ossa, l'Udinese nel 2006 e non Italia ci fa Londra Milan, quindi diciamo andiamo anche così una piccola pensare. Ti panoramica, mando un poi andiamo vocale a percorrere rapidamente questo di percorso 10 minuti diciamo così, di soltanto documenti per storici dirti di qualità, quanto sono arrivato felice, qui, quanto sono in palio, ma avremo quanto è puttana tantissimi appuntamenti, questa l'esposizione felicità. Che Che botta porta ci dà, il drago ma che si botta ci disputerà dà.
Violenta da Claudia, il quale Chiocciola! Chiocciola con Violenta da Claudia, Chiocciola. Allora, sono quattro cavalli assegnati, portatore della civetta, Violenta da Claudia alla Chiocciola, Rocco Nais alla Torre, Tabacco Onda ancora da assegnare, Soriditto, solo tu e due, Remorex, tale e quale, Remistilo e Renalgios. Ancora sei contrarie, sono in attesa. Cavalli che hanno vinto già minimo un paio, Portolano ha vinto 2, Rocco Nais 1 e Remorex 1 che ancora è da... Però quello che tengo poi, io era sottolineare... Bello, bello Michele. Sottolineare il bello, la gioia. La romanticità di quel momento lì. È stato meraviglioso. Perché siamo partiti da te, che sei invitata dentro da Buttini, e si arriva a questa cosa. È stato veramente bello. E te sei un'ottima testimone, e che la domanda che ti volevo fare, di quello che può rappresentare per una donna, può rappresentare l'aver vissuto, il vivere, l'aver vissuto dal di dentro, col cuore, con l'emozione, fattivamente, una contrada. Cosa ti senti di dire a chi, alle prossime generazioni? Quanto è importante questo tuo percorso? È stata una cosa bellissima, e io voglio dire a tutte le mie, altre ci penseranno da sé, ma insomma un discorso generale. Un discorso a Siena. Da avere amore per la contrada, rispetto, umiltà, perché poi le gioie arrivano per tutti. Poi il palio è il clou, è la cosa che si vuole tutti, però purtroppo per vari motivi non succede tanto spesso. Può succedere, può stare un periodo senza. L'importante è viverla tutto l'anno, cercare di essere, di non essere, di essere sì, umili, di cercare, sembrano cose stupide, ma no? Non lo sono, ma non lo sono, non lo però sono. Di volersi chi bene, chi le vive sa quello che significa, di dire se una cosa non ti torna, di saperla dire per bene. A volte non è riuscito nemmeno a me, perché a volte si è presa da tante cose, e poi le cose, io Michele ho 73 anni, le persone le conosco, e quello che pensano e quello che fanno, e me lo immagino. Certo è che se glielo dico, mi dicono, ma se scherzi. E allora sto zitta, però se ho da dire una cosa ora a questo punto, la dico. Non me ne porta più niente. E dico che bisogna saperci stare. Generalmente è nella famiglia, nel mondo, ma la contrada si deve dare senza chiedere niente. E si può fare tutto anche se uno non è nei consigli. E quando uno entra nei consigli, avere rispetto di quelli più grandi e saper imparare, se non si va avanti. Un domani uno dei suoi nipotini ti chiedesse, nonna, che è stata per te la Chiocciola? È stata una bella famiglia, gli direi. È stata una cosa molto importante, sempre, di amicizie, di valori, di sentimenti, tutto. È bellissimo, però bisogna saperci stare, come del resto ovunque, ma incontrata anche di più. Perché nessuno si deve sentire più grande degli altri. Thank you.
Quanta roba ha scritto! Ma che te ne importerà? Ma me la parlo dopo di io, No, ma lui sta qui, oh, lui sta qui perché è curioso, vuole sentire che Dio. Poi magari per un coglione dice, come l'ha detto, come ha fatto.